Marta Balivo e Stefania Frisa. Ole, benvenuta a Fashion One. Benvenuto Marco, benvenuto Sara e a tutti gli amici Fashion One. Eccole, ciao Stefania. Ciao Sara, ciao Marco, ciao Marta, ciao a tutti benvenuta gli amici di Fashion One. Benvenuta a te. Insomma, loro sono le ragazze che rappresentano un po' la donna dinamica che vuole stare sempre al passo con la moda, giusto? Infatti Marco, siamo in un bellissimo negozio di scarpe, siamo da Miss Roberta, dove si possono trovare tutte le scarpe più alla moda. Più alla moda, anche comode. Io vedo scarpe col tacco, scarpe senza tacco, scarpe con la cintura, scarpe senza cintura. Il genere di gusti. Mazza quanto ne capisco di scarpe. Esatto Marco, venendo qui possiamo trovare tutti i tipi di scarpe, basse, alte, eleganti, sportive. Io oggi ho scelto di stare molto country con queste scarpe. Oh yeah. Sei molto cowgirl oggi, eh? Ecco. Sara, te preferisci più il tacco alto o il tacco basso? Allora, a livello visivo, estetico, il tacco alto. Tacco 12? Però, quanto arriva il tacco? 15. 15? Ammazza poi te. Ma quanto sei alta, Sara? 1,76. Con un 15 arrivi a 1,95. 1,77 più 15, 1,92. 92. Vabbè. 2 metri. Cioè, 2 metri di femmina. Oh, come si dice a Napoli, 2 metri di femmina, giusto? Ecco, e invece tu preferisci più, tu che sei altissima già di tuo, tacco basso o proprio ballerina? Guarda, io uso spesso le ballerine e il tacco basso, però ovviamente nelle occasioni importanti il tacco 10-15 ci vuole. Veramente mi sentirei bassissimo, non possiamo uscire insieme, mi dispiace, lo so che vorreste tanto uscire con me, però sono troppo basso per voi. Va bene amici, partiamo, Fashion One. Amici di Fashion One, questa sera ci troviamo a Maglie e tra pochissimi minuti la mente di Sharon Cinema, Rita Surdo, riceverà un premio molto importante. Con noi una delle premiate di questa sera per quanto riguarda il premio talenti di Maglie. Buonasera Rita. Buonasera, io sono qui, mi trovo qui a ricevere, sono stata citata e mi vogliono premiare come talento eccellente di Maglie. Per me è una bellissima occasione, un bellissimo evento, in quanto la mia casa di produzione sorta in maniera molto blanda per gioco e avventurandomi, andando a Roma, facendo su e giù per un anno, fino a quando ho raggiunto il mio obiettivo. E sono in collaborazione con il Centro Sperimentale Cinecittà e fiera di aver aperto questa casa di produzione nel Salento, dove miro a far emergere i talenti salentini, perché ce ne abbiamo talmente tanti che veramente sono nascosti senza possibilità alcuna. I principali progetti sono stati il primo mio lungometraggio, Mozzarella Stories, girato 2 anni fa. È stato trasmesso in America, all'estero, arriverà qui a breve e lo trasmetteremo nei nostri cinema salentini. Girato con Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, l'attore che imita Bruno Vespa Striscia, il famoso Giampaolo Fabrizio. E il secondo mio progetto, per me molto importante, prettamente salentino, è stato il docufilm di Mennea, che questa sera presenterò in assoluta anteprima a Maglie, il mio teaser. Tra l'altro è passato al Festival del Cinema il 21 aprile a Lecce e questa è per me una tappa importantissima. E colgo l'occasione comunque di ringraziare il Centro Sperimentale per avermi accolta, e Cinecittà, Bavaria, spero di proseguire. Domani incominciano le riprese di un altro cortometraggio coprodotto da me, e si girerà in Piemonte, e si chiama Mattino e Sera,
e avrò in progetto, stiamo per girare a settembre un altro lungometraggio intitolato Amori Elementari, si girerà in Russia, Roma, Pescara e uscirà come cinepanettone Natale 2013. Rita, posso solo aggiungere che questo premio è davvero meritatissimo. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Fashion One. Io saluto Fashion One e prima di salutare tutti voi un ringraziamento va alla palestra Exesia con titolare Claudio e Corrado per avermi dato questa possibilità di ricevere sto premio Talenti Eccellenti di Maglie. Grazie. Con Claudio Leanza, il titolare del centro fitness Auxesia qui a Maglie. Buonasera Claudio. Buonasera a te, grazie a voi per qua in questa bella serata. Come mai è nata l'idea di questa organizzazione? Ma guarda, noi siamo un centro fitness per cui facevamo da anni il massaggio, per cui per non fermarci sul classico saggio abbiamo cercato di avere un'idea per renderla anche spettacolo, per cui l'idea è nata creando questa premio Eccellenza Salentina ed è la quarta edizione, perché quest'anno siamo riusciti a portare un parterre importantissimo sia sportivo che culturale. Abbiamo Battaglia Corvina per quanto riguarda la parte sportiva. Ci troviamo con Pantaleo Corvino, un grandissimo nome del calcio. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Signor Pantaleo, questa sera riceverà un premio davvero importantissimo. In un territorio dove mi ha visto nascere, ecco, perché poi Lecce mi ha visto crescere, mi ha dato insomma, la notorietà e l'opportunità di arrivare a certi livelli. Ma qui, questo territorio nel Basso Salento, fra Casarano, Maglie, sono nato, ecco, oltre il mio paese Verno. Visto che lei è proprio l'anima del calcio, come sta andando l'Italia in questo periodo? No, non c'è bisogno che lo dica io, è sotto gli occhi di tutti, è un momento difficile che sta attraversando il calcio, credo, internazionale. Diciamo è un calcio che è quello tradizionale, che è malato, un calcio che deve cercare di curarsi per venirne fuori, ma siccome da questi momenti, da questi periodi già ci siamo passati, abbiamo sempre dimostrato poi di saperne uscire alla grande. Allora gli amici e le amiche di Fashion One, in bocca al lupo per una felice e buona estate. Amici di Fashion One, questa sera siamo stati a Maglie per il grande evento Sharon Cinema, alla prossima. Pronti! Partenza! Il suo obiettivo fondamentale era quello di riuscire a vincere e ce la faceva sempre. Non si può allenare un grande campione che non voglia diventare un grande campione e che non abbia i motivi per diventarlo. Eravamo a Termoli per il trofeo Leve dello Sport. Tra una competizione e l'altra si disputavano i Giochi Olimpici di Città del Messico e io vidi vincere i 200 metri a Tom Smith. Io mi sono innamorato vedendo quella gara. L'uomo che dimostra di essere grande dal punto di vista sportivo, ma anche l'uomo che va oltre. Enea pesava 67 kg, era alto 1,78 m quando stava dritto. Il torace alla Fausto Coppi. Alla Fausto Coppi, sì. Raccoglievo in questa gente tutti i lavori degli anni che io ho corso, quindi più di 17 agende, tutti i giorni, non ho saltato nulla. Abbiamo preparato quella stagione del 79 in funzione dei campionati mondiali universitari a Città del Messico.
Era un periodo felice per me perché mi riusciva tutto facile negli allenamenti. E viene fuori il record del mondo, 19,72. Sempre la battuta che dico, certo, se avessi saputo che poi ti avrei sposato, magari qualche gara me la vedevo. Ero piccola, quando facevo la prima Olimpiade, facevo la prima anch'io elementare. Nennea in ottava corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese. Ai 100 metri lo davano per morto. Poi ci distendente fuori. Mennea cerca di recuperare. Cerca di recuperare, recupera, 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 recupera. Era la distribuzione dello sforzo, cercava di mantenere quella velocità mentre gli altri calavano. Recupera, 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 ha vinto, ha vinto. Straordinaria impresa di Mennea. La mia carriera sportiva è significativa perché abbiamo dimostrato che con un talento limitato abbiamo vinto il massimo nello sport, ma l'abbiamo fatto per lunghissimi anni.